Dalle due scene tratte dal video Il discorso di Critognato, abbiamo visto come Videor si può costruire in due modi, nella forma personale e impersonale. Approfondiamo questo aspetto partendo dalla costruzione personale. In italiano il verbo sembrare è impiegato in genere in forma impersonale, alla terza persona singolare, ed è seguito da una subordinata di tipo soggettivo. Per esempio, nella battuta di Obelix la principale è costituita dalla frase «mi sembra». Il verbo sembrare è usato nella forma impersonale ed è seguito da una subordinata di tipo soggettivo esplicita perché introdotta dalla congiunzione che. Che tu stia correndo un po' è la subordinata soggettiva che funge cioè da soggetto alla principale mi sembra. Diversamente dall'italiano, in latino sembrare, cioè videor, presenta per lo più una costruzione personale. Scrive Cicerone ad Attico, cum tuas litteras lego, quando leggo le tue lettere, mii Rome enim videor esse, alla lettera, a me sembro, mii videor, essere a Roma, Rome esse. Per tradurre correttamente in italiano basterà trasformare a me sembro in mi sembra e a questo far seguire la subordinata soggettiva implicita di essere a Roma. Dunque, quando leggo le tue lettere, mi sembra di essere a Roma. Ancora un altro esempio. Pompeius, scrive Cicerone nel 56 a.C. al proconsole Publio Lentulo, visus est mihi vehementer esse perturbatus. Pompeius visus est mihi è la principale. Vehementer esse perturbatus è la subordinata con l'infinito. Traducendo alla lettera avremo a me Pompeo sembrò, Pompeius visus est mihi, essere visibilmente scosso, vehementer esse perturbatus. Ovviamente non è così che dobbiamo tradurre. Dobbiamo invece procedere in questo modo. Isolare innanzitutto le forme di videor. Qui abbiamo visus est, che è il perfetto passivo. Lo traduciamo con sembrare nella forma impersonale. Quindi mi sembrò, mi visus est. Come traduciamo il resto? Semplice. Facciamo seguire mi sembrò da una proposizione soggettiva introdotta da che. Quindi mi sembrò che. A questo punto il soggetto della principale, Pompeius, diventa il soggetto della nostra subordinata soggettiva. Quindi mi sembrò che Pompeo fosse rimasto visibilmente scosso. Ricapitolando. Videor, che non significa io sono visto, ma mi sembra, in latino presenta per lo più una costruzione personale. Come possiamo riconoscerla? Innanzitutto, videor presenta un soggetto. Nell'esempio che abbiamo appena considerato, questo è Pompeius. Pompeius visus est. Videor è poi seguito da un verbo all'infinito, nel nostro caso perturbatus esse, che è l'infinito perfetto passivo di perturbo. Infine, tutto ciò che si riferisce al soggetto è posto in caso nominativo. Notiamo, per esempio, che il participio perfetto perturbatus concorda con il soggetto Pompeius.